Ciao ragazzi, eccoci qua con Assassin's Creed. Quello che vedete in questo momento è un filmato pre-registrato, è una secondaria che ho registrato qualche giorno fa, visto che nelle scorse puntate vi ho parlato di secondarie, che cosa mostrarvi e no. Questa è l'unica interessante che ho trovato, cioè che almeno aggiunge un qualcosa alla storia. È praticamente una secondaria che ci fa capire un po' meglio il rapporto tra Bayek e suo figlio. Figlio mio, volevi le stelle. I cerchi di pietre mostrano gli dèi tra le stelle. Tuo nonno mi disse che mostrano anche il nostro posto nel mondo. Troverò ogni cerchio di pietre, la Sfinge e anche le piramidi. E troverò il mio posto. E avrai le stelle. Ho pensato fosse interessante mostrarvelo. In pratica la secondaria sarebbe andare in giro per il mondo a cercare questi, insomma, questi simboli di pietra che possono essere ricollegati alle stelle. Probabilmente è una secondaria a lungo termine. Una volta che avremo fatto tutto scopriremo un qualcosa di più tra loro due. Però ragazzi, di tutte quelle che ho giocato fino adesso era la più interessante e forse meritava di essere mostrata, ecco, per tutte le altre no. Ho deciso che ogni volta che troverò cose di questa missione ve le mostrerò e quelle più interessanti le aggiungerò magari alla storia. Quindi insomma, le puntate normali, se gioco delle missioni secondarie che devo giocare per forza ragazzi perché devo livellare, ve le mostrerò. Farle tutte no ragazzi, perché sennò diventa una serie lunghissima e ho pensato di fare questo. Insomma, vi ho aggiunto questa parte extra perché nel video non lo spiegavo molto bene e insomma meritava. Detto questo ragazzi, io direi che possiamo iniziare ufficialmente il video. Vi lascio al Max Shosha del passato. Ciao. Salve a tutti ragazzi e bentornati a Max Shosha. Siamo tornati con Assassin's Creed Origins e siamo pronti a riprendere la nostra lotta contro il male che affligge l'Egitto. E ragazzi, vi dico la verità, oggi mi hanno dato la notizia più brutta che mi potevano dare in sto periodo, quindi spero di non essere un po' mogio mogio in questo video. Però ragazzi, ecco, una cosa che vi volevo dire è grazie per tutto il supporto che mi avete dato in questo periodo, eccetera eccetera. Però ecco, vorrei che questa fosse la serie di Assassin's Creed e che noi insomma ce la godiamo senza pensieri, senza niente. Io stesso appunto, come detto, sto registrando in un momento un po' così. Però ragazzi, questa è Assassin's Creed e questa è la nostra missione. Guardate un po', nella scorsa puntata abbiamo scoperto che il serpente non ha solo una testa ma ce n'ha tante, e quindi sono usciti fuori lo scarabeo, la iena, il coccodrillo e la lucertola. E il nostro prossimo obiettivo ragazzi è proprio lo scarabeo, che ci hanno detto, ce l'ha detto tra l'altro chi ce l'ha detto? Ce l'ha detto Cleopatra e Apollodoro, che hanno quasi costituito una sorta di resistenza contro l'ordine degli antichi. Abbiamo capito un po' di più di questi tizi, ma adesso siamo già pronti a farci la missione. Quindi tu chi sei? Hai mai provato i datteri? Arakfulla, il maestro birraio, Arkuf. Arkuf, vabbè. Non ho tempo. Parla con uno dei miei sorveglianti se devi. Mi hai frainteso. Sono un Magi. Mi manda Apollodoro. Ah, Apollodoro, certo. Sono qui per lo scarabeo, l'ombra che oscura Sais. Shh, zitto. Non dire quel nome ad alta voce. Apollodoro sa che la gente soffre. Molti si affidano a me, vista la mia posizione. I commerci sono strozzati, i soldati imperversano e il peso delle tasse di Tolomeo ci toglie il fiato. Si rivolgono a me, vista la mia posizione di birraio. Meglio parlare con un tetto sopra la testa. Eh sì ragazzi, perché Sais, questa regione, è insomma presa in mano, è controllata dallo scarabeo. Io ragazzi vi dico che questa missione l'ho già fatta, ma mai portata a termine purtroppo. Quando provai mamma dio, è vero, sta missione ragazzi sarà veramente difficile. Ma non perché fosse difficile, ma quando la provai c'avevamo un dislivello, come già detto, di livello tra me e i nemici troppo alto e non l'ho portata a termine. Circolano storie terribili sullo scarabeo. Apollodoro te l'avrà detto. Storie di mutilazioni, sparizioni, gente seppellita nel deserto e lasciata lì a morire. Un destino tremendo. Intrappolato nella sabbia, testa e corpo schiacciati da un sole spietato. In attesa solo di conoscere la Duat. Questa ragazzi
È proprio una brutta morte, guardate che infame. Lo scarabeo. Ma questi sono solo racconti. C'è veramente del marcio a Sais, ma dello scarabeo nessuna traccia, e se esiste non è saggio parlare di lui. Eh sì ragazzi, questi sono tipo dei senza volto. Vabbè, questo l'abbiamo capito, però più che altro agiscono nell'ombra. È proprio una forza occulta. Immaginiamoci un po' di vivere in questi tempi dove appunto ci stavano gli dei, questi pensavano a cose, ragazzi, veramente distanti poi dalla realtà. E quindi, cioè, avere delle figure mistiche così metteva molta soggezione. Le indagini degli uomini di Arkuf, i problemi della gente. Ah, Sais non è diversa da Siwa. Eh già, storia dello scarabeo. Io questo qua l'ho già letta, ragazzi. In pratica parla di un tizio che praticamente è stato preso, è stato mutilato da questo scarabeo. Però c'è un certo Tahark l'ha salvato. Quindi andiamo da Arkuf. Voi comunque potete sempre mettere pausa e leggervelo bene, ragazzi. Non dice niente di che, però. L'ultimo che ha osato chiedere dello scarabeo è stato picchiato. E gli hanno mozzato la lingua. E chi è? Il vecchio Gupa, suocero dell'uomo più potente di tutta la zona, Taharka. Ecco. Quel bimbo, Kawab, è suo nipote. Ecco, allora, l'ha scritto proprio quel vecchio che gli hanno mozzato la lingua solo perché ha parlato dello scarabeo. Ehi, stanco di vincere? Appellato. Sto cercando tuo nonno. Sai dove è andato? No, era andato all'accampamento di Pirro, ma starà tornando a casa. Lo cercherò lungo la strada. Però devo dire, ragazzi, che Bayek ci sa fare coi bambini, eh. Oh, vabbè, detta così, pensando che gli è morto e l'ha ammazzato, effettivamente è una triste battuta. Comunque, dai, andiamo, ragazzi, andiamo verso il vecchio. Ah, trova e salviamo Gupa. Vabbè, l'ho già fatta sta missione, ragazzi. Adesso lui è tenuto prigioniero dentro un bastione. Però vi faccio vedere una cosa che mi avete chiesto nei commenti, perché finalmente posso leggere i vostri commenti sotto ai video, che è quello di mostrarvi qualche spostamento. Ora, ragazzi, vedrete che non cambia niente. Certo, potreste ammirare la vastità della mappa, però finisce lì, ragazzi, perché spesso mi ritrovo a fare degli spostamenti lunghissimi in insomma, in zone belle, però un po' vuote, cioè non succede niente in questi spostamenti. Potremmo vedere però effettivamente la varietà delle ambientazioni, ragazzi, perché c'è proprio il deserto, zone magari un po' più di stampo ellenico, no? Visto che comunque, come vi ho già raccontato, il gioco è ambientato in un momento in cui l'Egitto e i Greci, insomma, convivevano, no? Diciamo che era diventata una civiltà multiculturale. Tant'è vero, vi ho detto un po' dei miti e dei culti che condividevano insieme. Allora, qua, ragazzi, era stata un incubo sta missione, perché lo dobbiamo liberare, ma come potete vedere quello c'ha un livello 17. Allora io, furbo come un gatto, del pezzente che Marco ha beccato nella tenda della guardia. Tac. Se sopravvive alle botte che ha preso dai soldati, lo venderemo al porto per una dracma. Lo sai che è moto. Vabbè, non ci ho più raccontato niente. Che ho fatto, ragazzi? Sto liberando le belve, guardate. Questo è un leone, mi sa, sì. Via, vai leone, attaccali tu. Facciamo un po' di confusione, però non è quella confusione controllata. È un po' alla viva al parroco. Quello che succede, succede. Quindi io magari utilizzo le bestie per fare ammazzare qualche soldato e non farlo io. Quindi, insomma, ragazzi, vi ho mostrato pure qualche spostamento, ma questo era uno spostamento veramente brevissimo, cioè vicinissimo. Ci sono quelli lunghissimi che veramente ti rompono le palle. Quei tizi ci stanno. Che sta a fare? Andate ad aiutare il capo che deve lottare contro un leone, ma non lo vedo. Aspetta, così faccio esplodere tutto. Dai, mi sono fatto pure becca. Bestia. Sì, ma non me se filano, ragazzi. Guarda. Ah, quel balordo sta andando a suonare la... No, no. Non è inutile che vai a suonare. Se lui avesse suonato quella... No, campana, acceso il fuoco, ragazzi, cominciava a arrivare la peggio gente. Boh, l'ho fatto fuori, signori. Ma questo è in confidenza, ragazzi. Quando ammazzo il più forte, poi dopo vado in modalità rage.
Comunque ho scoperto che in realtà questa super mossa ultra è, insomma, è particolarità delle armi, insomma, dorate. Essendo questa mia arma, questa velenosa, un'arma, diciamo, leggendaria, c'ha questa mossa finale. Mentre per esempio quelle blu, quelle normali, c'hanno l'affondo. Immagino che sia dovuto a questo, ragazzi. In base alla rarità c'è una ultra diversa. Però devo ancora capirlo bene. Vabbè, allora abbiamo ammazzato tutti e io direi a sto punto di depredare la zona. Guardate come sto in confidenza, non me ne frega niente visto che l'ho già fatta sta missione. Vabbè, deprediamo. Ah, vecchio, via qua. Mo te porto via. Gupa, ti libero io. Lo liberi te, ma... lui non parla, ragazzi, perché come detto gli ha tagliato la lingua. Tutto questo ce l'ha detto Cleopatra. Cleopatra, ragazzi, che ha omesso un piccolo particolare. Ha detto che... tanto il nostro cavallo non viene. Ha detto, sì... credo che ce la farai. Sì, non te sforza tanto, non te capimo. Dicevo, ha detto che praticamente l'ordine degli antichi... Lo scarabeo ti ha preso la lingua, ma ci aiuteremo a vicenda. Parkuf mi ha detto che sta indagando sullo scarabeo. Aiutami e farò in modo di ucciderlo. Sì, dicevo, ha detto che l'ordine degli antichi è all'interno della cerchia di Tolomeo, no? Che in realtà sappiamo che lo controlla una bacchetta, è la loro marionetta. Però mica l'ha detto che in realtà Tolomeo, che è suo fratello, è anche suo marito. Mica l'ha detta sta cosa, Scommettitori! E mo ve la racconto bene sta storia, dai. Tanto andiamo qua. Nonno! Va tutto bene? È ferito? Ferito, stanco e assetato. I soldati hanno usato la mano pesante, ma se la caverà. Dov'è tuo padre, Kawab? Devo parlargli. Mio padre è via. Segue un grosso lavoro. Mamma, il nonno è ferito. Lo hanno scambiato di nuovo per un mendicante. Padre, che hai fatto questa volta? Stava cercando lo scarabeo. Forse può aiutarmi. In cambio, io posso proteggervi. Lo scarabeo non esiste, lo sanno tutti. Vuole che tu li legga. Beh, che lo scarabeo non esista, ragazzi, non ci credo mai. Che ci abbiamo qua? Lo scarabeo sta convocando dei guerrieri alla città di Letopoli. Per gli dèi, è dove si trova mio marito. La città è ingoiata dal deserto. È il destino di papà ricostruirla. Noi lo raggiungeremo presto, vero mamma? Sì. Mio marito Taharka si trova laggiù da mesi. Lui potrà aiutarti. Conosce tutti lì. Se lo vedi, puoi dirgli che mi manca davvero tantissimo. Lo farò di certo, Kawab. Lettera dello scarabeo. Iena, ultimamente ti trovo decisamente poco loquace. Spero che tu non abbia deciso di isolarti. Ti invio un po' della tua ambiente. Sì, se ne frega. Ho inviato inoltre degli uomini a Giza, Menfi. Lo scarabeo. Ragazzi, allora lo scarabeo esiste. Esiste come? E si trova però nella stessa città di Taharq, comunque di questo tizio. A sto punto, ragazzi, andiamoci veramente. Benvenuti, benvenuti alle Topoli, sogno del grande Taharq. Una nuova vita vi attende nella gloriosa città di Letopoli. L'occasione per... Sì, l'occasione per ricominciare, però a noi, ragazzi, questo ci dà l'occasione per chiacchierare, finalmente. Siamo arrivati a Letopoli, qui lo scarabeo sta radunando un esercito, comunque delle persone. Però la cosa che mi ha colpito di più di sto scarabeo è questa efferatezza, no? Questa violenza, che poi non è veramente violenza fisica, ma è psicologica, perché... punisce i suoi nemici, vedete, con le mutilazioni. A questo gli ha tagliato la lingua. Oppure li sotterra nel deserto. Oddio, momento rutino. Solo testa lì in fuori. E l'abbiamo visto in quel filmato, no? Cioè gli si mette davanti con un bicchiere d'acqua. Voi state lì soffrendo la sete, il caldo del deserto. Che poi qua, ragazzi, qua picchia. Io sono stato a Sharm el Sheikh.
Cioè, raga, stavo a morire. Appena sono sceso ho detto, ma che è qua? Sto all'inferno. Sto all'inferno, 40 gradi. Almeno 40 gradi secchi. Però, intanto che razziamo, e gli butta l'acqua davanti. Quindi è proprio una cosa psicologica. È veramente, penso, uno dei modi più brutti per andarsene. Non so, ragazzi, fatemi sapere voi che ne pensate di questa cosa. Fatto sta che noi dobbiamo mettere fine non solo alla sua vita, ma in generale al serpente. Quindi, da un certo punto di vista, è un po' come dicevo io, no? È che sembrava troppo semplice averne fatto fuori 4. Tra l'altro noi ne abbiamo uccisi solamente 3. E gli altri, nostra moglie. Signorine, yeah. Insomma, ci doveva stare qualcosa sotto, infatti. Maestro Tarka, sono Bayek, vengo da Siwa. E io sono Tarka. Bello. Grande architetto di Sais e amministratore di Letopoli. Conosco la tua famiglia. Mi manda tua moglie. Dice che forse conosci un certo scarabeo. Non è il caso di parlarne qui. Qualcuno ci potrebbe sentire. Seguimi e ti risponderò. Tuo figlio è orgoglioso di te. Gli manchi. Mi raggiungerà presto. Spero che mio figlio e i miei nipoti seguiranno le mie orme. A dare forma al mondo sono i sognatori. E tu cosa sogni, Bayek? Io non mi concedo il lusso di sognare. Troverò lo scarabeo. Lo scarabeo approfitta dei deboli. Ma io non lo temo. Non hai paura dello scarabeo, Taharka? Dopo quello che ha fatto a tuo suocero? Ciò che è accaduto a Gupa mi fa male. Se è stata colpa del mio lavoro, se è a causa mia che è stato colpito, che gli dei mi perdonino. Maestro Taharka! Attaccano ancora le rovine. Bayek, combatti con me. Certo, quello ci è venuto addosso, boom, ci ha fatto cadere il vino, cioè. Ma uno non può neanche bere. Questo lamento è la voce della tempesta. I cani del deserto lo usano come segnale per attaccare. Seguono la tempesta e la sfruttano per coprire le loro razzie. Stammi vicino! Non farti circondare da quei cani! Eccoli, ragazzi! Non vi lascerò distruggere il mio lavoro! I razziatori! Che guarda un po', attaccano nel momento in cui... La tempesta, insomma, inghiotte la città. Ce e l'avevano detto, ce l'avevano raccontato in quel concilio con Cleopatra e Apollodoro. Lo so, sto a parlare io, tranquillo, Tahark. Qua ammazziamo tutti. Tahark qua. Vabbè, li ammazziamo, ce l'avevano detto, ragazzi. Che qui lo scarabeo è vigile, vive, insomma, dove la tempesta, dove, nelle città dove ormai il deserto sta inghiottendo tutto quanto. In realtà è una cosa possibilissima, ragazzi. Queste tempeste di sabbia. Questi qui a quanto pare muovono i passi. Sta buono. Sta a posto, sì? Oh. Picchio. Sei grosso, tutto grosso. E dai, no. Vai, li abbiamo respinti, direi. Io sto pezzo, ragazzi, non l'ho mai fatto perché non ero in grado. Arrivavo qui e mi massacravano, veramente. Oddio, stanno scappando anche i ciuchini. Verrà il vostro sangue. Ah, ma sono proprio tanti. Questi qua, ragazzi, razziavano proprio la città. Dei pezzi di fango. Noi utilizziamo questa spada, ragazzi, che è una spada blanda, normale. È forte, però comune, come potete vedere dall'adrenalina. Quindi aspettatevi solamente un fendente come colpo finale. E vabbè, andiamo. Avete fatto caso una cosa? Che la voce del nostro Bayek è la stessa di Trunks di Dragon Ball. Trunks ovviamente è adulto. Che figata. E devo essere sincero, io avevo un po' dei dubbi su Bayek, ma mi sta piacendo. La storia anche fino adesso mi sta piacendo. Tremate davanti alla mia forza. La tua forza di che sei? Lotta con me. Sì, che te devo ogni volta venire a raccogliere a terra. Abbattili. Lotta con me, sono fortissimo. Bayek, Bayek, ammazzali te, prego. Mo chiamo mio cugino. Vabbè, insomma, ragazzi, sotto nei commenti fatemi sapere che ne pensate voi di, insomma, di questa storia di Assassin's Creed. Io devo essere sincero, mi sta piacendo. Mi sta piacendo. E sembra che ci abbiano lavorato un po', nonostante beh, graficamente non sia il top, cioè, va riconosciuto. Porca vacca, guardate st'arma, che falce è! Ogni tanto ci sta a cambiare arma. Porca vacca, è lenta come niente, ma ammazza come pochi. Ok. 700! Dai, alzate che è un pa'.
Su, abbiamo una città da salvare. Certo che, porca miseria, poracci questi, vivere in mezzo alla sabbia così, senza l'acqua, senza niente, deve essere veramente una rottura. Sapete la cosa divertente che mi viene in mente, intanto che... Oh, mi si è glitchato. Quei bastardi si credono leoni, ma sono soltanto dei cani. Bayek, ammazzali! Sì, l'ammazzo, li ammazzo, ragazzi. Tieni duro, Bayek! Tengo duro, duro. Le topoli non si piegherà a voi! A voi! Crepate, cani bastardi! Però, ragazzi, ogni tanto mi si bugga Taharka, mi si blocca. E beccate questo! Bello! Devo essere sincero, ragazzi, negli ultimi... Insomma, giorni che... Guarda, sta sempre per terra, sta... Insomma, sto giocando tanto, soprattutto... Insomma, le secondarie che devo far per forza. Qualcosa interessante l'ho trovato. In realtà era solo una con il figlio di Bayek. Magari non so se ve la metto all'inizio, non lo so. Però le secondarie le devi fare per forza, perché sennò non livelli. Ve l'ho già raccontato. Ma mi sta dando l'opportunità di insomma, padroneggiare un po' di più i comandi, il sistema del gioco, eccetera eccetera. Infatti da adesso in poi immagino che ci saranno momenti un po' più interessanti, cioè le giocherò un po' meglio sicuramente. Bayek, li hai straziati come i denti di Sobek. Bayek, vieni con noi. Questi cani del deserto ci hanno oppresso abbastanza. Con il tuo aiuto metteremo fine alla loro minaccia. Comprendo la tua sete di vendetta, Taharka, ma quei banditi non mi interessano. Parlami dello scarabeo, poi partirai. Non indossi forse il simbolo dei Magi? Quei bastardi sono una minaccia per la brava gente innocente di Letopoli. Avanti, Bayek! Dopo che avremo sepolto quei cani nella sabbia che tanto adorano, allora ti dirò tutto ciò che vuoi sapere. Messia, oggi mi unirò alla tua causa. E sia, Bayek, però ti fai sempre un po' infinocchiare, eh? Sempre... Prima facciamo questo, quindi poi guarda caso, ragazzi, abbiamo ucciso i tizi e non ci sono più... Non c'è più la tempesta. Però, allora, vediamo un attimo di cambiare un po' equipaggiamento, ragazzi. Perché qua stiamo un attimo chiacchierando, però poi non vi faccio vedere le cose. Queste sono tutte le armi che abbiamo preso, vedete? Niente, niente di che al momento. Molte si riescono a prendere, soprattutto facendo delle secondarie, però delle secondarie particolari, cosa che io ancora non ho fatto. Vieni, Bayek, prendi le tue armi e andiamo. Dai, io sono coraggiosi pronto. Cittadini di Letopoli, strapperemo quelle bestie dalle loro tane e verseremo il loro sangue nel deserto. Sì, wow, quei discorsi fomentanti che te fomentano davanti a 5 persone, cittadini, porca miseria, sono 5. Te sta a portare 5 persone in mutande, porca, 5 beduini. Vabbè, ma io lo seguo, ragazzi, perché mi sembra che questo qua la s'allunga sulle cose da fare. Quindi, insomma, ragazzi, sto prendendo mano e sicuramente faremo delle cose belle nelle prossime puntate. Ma intanto, quest'opera che hai intrapreso sembra impossibile. Questo lo sanno solo gli dèi, Bayek. E se non tendo la mano verso le stelle, come farò a sapere se posso toccarle? Letopoli era magnifica un tempo, prima che il deserto la inghiottisse. Voglio dimostrare al mondo, agli stessi dèi, che se gli uomini lo desiderano, possono fare qualunque cosa. Forse ti hanno mandato gli dèi per aiutarmi a realizzare il mio sogno. Un braccio forte, un occhio acuto. Potremmo ridare a questa terra il suo splendore. Ho un sogno mio da realizzare. Vedremo se riuscirò a convincerti. Beh, il sogno di Bayek lo conosciamo. Il problema è che non è proprio vera sta cosa del... Se l'uomo lo vuole fortemente e lo desidera, può fare tutto. No, no. Allora, siamo arrivati, ragazzi, all'accampamento dei banditi, dell'Os Banditos. Che li vedo qua, ammazza, hanno pure un bel livello alto, questi sono forti. Però da dove entriamo? Forse dall'alto. Guardate qua, è bello sorvegliato. Dicevo, perché io pure vorrei tanto tanto una Ferrari, ragazzi, eppure il volerlo non me la fa avere veramente. Tanto so, guarda, li sono tutti scesi a piedi. Vabbè, allora vengo pure io, che sta a fa? No. Ah, ecco gli nemici. Vabbè, è uno scontro a fuoco. Ah, questo è il capo, 19. Proprio così, il primo che becco è il capo. È il capo senza capelli, però. Si copre il capo. Ma
Aspetta. Ecco, voglio darti un colpo di quelli importanti. Guarda che spada strana, ragazzi, triangolare. Gli è volato lo scudo. Vabbè. Ah, una cosa che mi sono dimenticato di approfondirvi. Dove stai? Sott'acqua. Vabbè, questo ragazzi è tutto matto. Uccidiamo il capitano, abbiamo fatto. Possiamo depredare il tesoro per completare questa zona, che è sempre una secondaria. Guarda questo pelato. Azio. Raga, mi sono scordato di finire di raccontarvi quella questione di Tolomeo e Cleopatra, no? Erano sposi, erano fratelli sposi in realtà. E quando Tolomeo è salito al potere aveva circa tipo, non mi ricordo, vabbè, tipo 10 anni, una cosa di questo tipo. E Cleopatra se l'è sposato perché, insomma, perché a quei tempi così là dentro. Ti prego, se hai un briciolo di pietà, liberami. Certo, via qua, sto qua apposta. Sei qui. Brutto. Quando sarà tutto finito qualcuno ti libererà. Hai la mia parola. Ok, va bene, vi dicevo. E c'era questa tradizione che era una tradizione dei faraoni antichi. Tanto qua do fuoco a tutti, ragazzi, che me frega. E che era quello di sposarsi tra fratelli. Là sopra, insomma, ci sono banditi pronti a colpire. Quindi potremmo quasi dire, ragazzi, che tipo Cleopatra era un Targaryen, no? O Targaryen. Insomma, che si sposavano tra fratelli. Però sì, facevano ste cose e ci sta. Allora, il nascondiglio l'abbiamo completato. Questo poi dopo porterà, ragazzi, alla guerra civile, perché in quel periodo poi tipo Tolomeo ha allontanato Cleopatra rendendola... l'hanno ammazzato tutti? Non facendo niente, perfetto. Ma andiamo da Dark. Rendendola un po' una criminale, poi lì quindi lei scappò, andò pure a Roma. E, insomma, intraprese dei rapporti con i romani, tra l'altro con Giulio Cesare soprattutto, pure con Marco Antonio dopo, però con Giulio Cesare soprattutto. Che appunto gli fornì le, insomma, le truppe per fare poi la guerra a Tolomeo. Vabbè, ma questa, ragazzi, è storia, cioè non è che uno dice oh, sta spoilerò. No, non è spoiler. A parte non sappiamo che succederà in questa storia. Però la storia è quella, cioè basta andare alle elementari e... Che poi la cosa bellissima, ragazzi, che ho passato giorni su Wikipedia per ripassare tutto. Ormai temevo che il mio sogno fosse destinato a svanire, ma il tuo arrivo mi ha dato la forza di distruggere questi cani. Chi erano? Sanguinari seguaci di Sekhmet, signora della strage. Desiderano solo caos e distruzione. Hanno a che fare con lo scarabeo? No, si credono dei leoni, ma sono solo degli sciacalli. E ora sono diventati carogne anche loro. Riporto il sacerdote in città. Ci vediamo a casa mia. Mangiamo e ti racconto tutto quello che devi sapere. Ma perché non me lo racconti adesso? E devo fare una cena per raccontarsi le cose. Che Ptah benedica te il guardiano, maestro Tark. Come sei finito qui? Sono stato rapito da quei pazzi sanguinari. Pensavo che la strada da Menfi alle Topoli fosse sicura. Ora lo è. E farò in modo che lo rimanga. Hai detto che vieni da Menfi? A Menfi ci sono molti sacerdoti. E io sono di troppo. Invece le Topoli è un terreno fertile, nato grazie ai tuoi sforzi. Com'è la situazione a Menfi? Ammetto che è caduta nell'oscurità. Il gran sacerdote ha fatto adirare gli dei e ora dovrà vedere la città morire. I tuoi messaggeri a Menfi parlano del tuo grande sogno. Sono venuto qui per servire gli dei. Riposati ora. Dopodiché ti daremo una casa alle Topoli. Sono felice che stiate bene, Maret. Oh sì, gli dei ci hanno benedetti. Ho visto avvoltoi e una iena e tanta sabbia. Tanta sabbia da riempire il mare. Ecco perché ci servono tante mani per la nostra impresa. E cosa hai promesso loro, Tark? Un pezzo di terra e una casa tutta loro. Ma devono aiutarmi a liberarla dal deserto. Tutto qui? Scavare la tua casa? Non sarà affatto facile. Lavoriamo duramente, pregando gli dèi. La gente crede nel progetto di papà. È giusto che onori tuo padre, Kawab. Al salvatore di Letopoli. Ora mangiamo qualche dattero e poi... Stai bene, Bayek? No, il serpente! Ti senti male?
No, vabbè, raga, ci ha fregato. No.